Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Stellar Blade. Allora ragazzi, abbiamo fatto parecchie cosette, lo scorso episodio l'abbiamo dedicato quasi interamente al riempire caselle di nuove missioni, nuove cose, però abbiamo anche trovato parecchie robette interessanti e siamo andati avanti con... Da certi punti di vista con la storia abbiamo risolto molte cose in sospeso. Ne rimangono altre, tra cui una missione che è comparsa qui, misteriosamente, che prima non c'era, e dobbiamo andare in realtà in altri posti, e non solo per la principale, perché abbiamo molte missioni che sono Eidos 7, no? E ovviamente un paio sono di nuovo nella landa, purtroppo, o Matrix 11, che francamente non so dove diavolo sia, non, più o meno questi tre i punti, però intanto c'è una nuova missione qua che andiamo a prendere proprio subito. Sì, è qui. Non la vedo. Ah, è lei. Ci avevamo già parlato con lei. Mio tesoro, sei qui per il tesoro. Vattene, non te lo do. Devo proteggere. Ci avevo già parlato. Cos'è questo tesoro di cui parli? Non te lo ruberò. Dimmi solo cos'è. Tesoro, mio tesoro, nostro tesoro, tesoro della sfera madre. Queste sono... Ti sei tenuta queste schede di memoria per te credendo che fossero un tesoro? Mio tesoro. Ho abbandonato un tesoro. Dovevo proteggerlo, ma sono scappata. Tesoro, è colpa dei Naitiba. Naitiba. Da dove sei scappata? Ci sono altre schede di memoria? Vuoi aiutarmi? Il tesoro. Portami il tesoro. Dal vasto deserto. Le rovine nella tempesta di sabbia. Ho perso il mio... il nostro tesoro. Rovine, tempesta, okay, di sabbia? Ti aiuterò. Nella landa? Non preoccuparti. Tesoro con un nome nel vasto deserto. Dove sarebbe il vasto deserto? È la landa? Le rovine della tempesta di sabbia qui accennato. Non lo so. Francamente non ne ho idea. Comunque di una cosa sono certo. Ora dobbiamo tornare dalle parti della nave perché non so proprio come andare altrove. Non so se posso andarci, perché mi sa che ancora il viaggio con la nave non l'abbiamo sbloccato, perlomeno non come lo intendo o come sono abituato a vederlo in altri giochi. Perlomeno credo. Ok. Allora, non abbiamo altro da fare se non parlare con lui, vai. Allora, pronta a partire? Matrix 11 è una struttura sotterranea. Il perimetro di ricerca è ampio. Quindi preparati. Non so come tornare indietro. Aspetta. Vai in un'altra regione. Ah, si può andare in un'altra regione. Ah, ecco qua. Ah, posso andarci anche con... Oh, interessante. Ah. Beh, sì, dai, torniamoci. Perché no? Giusto? Sapete qual è un problema? È che anche se trovo... i codici del... acquisire i dati del terreno per questa regione? Non c'è la mappa. Fregna di mamme, tambè. Missioni. Allora. Me lo siamo la biblioteca. La cosa di cui sono sicuro è che... ora... tanto ci sono di nuovo tutti i mostri. Maledizione, vabbè, sì. Ok. Dicevo, la cosa di cui sono sicuro è che posso avere accesso alle varie scorciatoie.
Chissà se ci sarà la possibilità di avere una mappa della zona. Non so se si può sbloccare o no. Non ne ho proprio idea. Questa è la biblioteca. Ok. Francis voleva che trovassi il libro del verbo. Devo cercarlo. Il libro del verbo. Allora, questo è bello rognoso. Vabbè. Maledetto. Veramente odiose. Odioso, non so che dire. Oh, aspetta. Cos'è, una mappa? Adam, cos'è questa? Ma come, non lo sai? È una mappa. Ma mi sa che la dovevo trovare subito, allora. Come si sincronizza la posizione? Me la sono persa in maniera stupida. No, aspetta. No, allora non è quello che pensavo. Sarà questo. Vaffanculo. Un cerchio dorato inciso sulla copertina. Il libro del verbo. Ho passato una vita a leggerlo. Vediamo. Sono stati tutti ingannati. Non sono stati mossi a ucciderci, ma la sfera madre. Chiunque stia leggendo per sempre attenzione a Felix, un tempo devoto fedele, dichiaro: la sfera madre è una divinità impostore, solo una calamità vivente sta cercando di ucciderci. Ha preso appunti nel libro del verbo. È molto più facile avere fede quando non guardi la morte negli occhi. Ok. Sì. Ritorno. Perché... A parte che forse Edo su... No, mi sa che ho fatto una cazzata. Mi sa che ho fatto una scemenza, ragazzi. Era meglio rimanere qui. Vabbè. Oh, sei tornata. E senza un graffio, pare. È una benedizione della madre. Hai trovato il libro di mio fratello? Sì, eccolo qui. Oh, grazie. Non lo vedevo da tempo. Vediamo. Eh? Questo cos'è? Era così quando l'ho trovato. Ma mio fratello era così devoto. Non riesco a immaginare che possa aver fatto una cosa... Infatti mi sembrava di ricordare. Lui non avrebbe mai fatto una cosa simile. Cosa sarà mai successo? Bene, dovrò indagare. Ma a proposito, ti prego, preferirei che non ne facessi parola con nessuno. Certo, non che abbia qualcuno a cui dirlo. Sfera madre, madre mia, perché metti sempre alla prova la mia fede? Diamine. Ok. 8 punti oltretutto. Va bene, allora siamo tornati qui. In effetti però forse... Certo che veramente che palle che non c'è la mappa in quella zona. Forse sarebbe... Forse me la daranno in futuro? Verifichiamo un po', va. Giù nel vasto deserto. Eidos 7. Landa. Matrix 11. Eidos 7. Eidos 7. Quindi 1, 2, 3 e 4 sono... Vabbè, a parte che... Sentite, devo comunque andare anche nella Landa, no? Quindi tanto vale... andarci subito. Devo tornarci, sì. Vediamo un po'.
Dovrebbero essere due o tre le cose da fare. Una è semplice, so anche dove andare. Uccidere i cinghiospini, qualcosa del genere. Sì. Facciamo subito quella. Intanto ci vuole poco. Allora, è qui giusto. Dato che ci siamo, aspetta, fammi mettere i punti. Francamente, boh, non penso che abbia molto senso. Questo può essere anche utile, in effetti. Questo una sua utilità ce l'ha. Impeto concatenato. Concatenato 2. Ok, è finito tutto. Non credo ci sia altro da utilizzare con un punticino solo. No, in effetti no. Ok, bene. Viaggio veloce, vediamo dove possiamo andare. Allora. Ingresso della torre solare, campo base. Aspetta, no. Cos'è questo? Recupera il carico del cliente nella landa. Facciamo prima questo, va. Perché alla fine i mostri lì... Cioè, so dove trovarli. Però 10 di questi magari... Li potrei trovare anche... Facendo... Le cose in maniera un po' più graduale. Magari li ho uccisi. Francamente li voglio evitare questi. Aspetta, dov'è che era il passaggio? Qui. Allora, non penso che ci sia un altro mostro, no? Oltre a quello che ho già sconfitto. Non penso ne arriverà un altro. Non c'è niente dentro. Che fosse solo un'esca. No, non torno alla bacheca. In compenso, dove altro devo andare? Ah, cioè, vabbè, c'è una bacheca che sarebbe qui. Quasi quasi. Ah, no. È andata così. Eccoci qua. Allora, siccome non ho trovato un cavolo di nient'altro, direi effettivamente di andare qui. Magari la bacheca ci dice davvero qualcosa.
Finito così? Ok, prossima. Puntigione vasto deserto, mi sa che non è questo. Cinghio spini nella landa. Ma non mi indica niente in particolare, perché stanno un po' ovunque, vero? So che devo andare qui, però. Così sia. Allora, vediamo. E qui ci sono un po' di casse varie ed eventuali, va bene. Allora, cinghio spini sono qui. Dovrebbero essere questi, no? No? Oh, porca miseria maledetta. C'è qualcosa che non mi quadra di questi cazzo di cose. Scusate un secondo, ma che cazzo? Non sono questi? Lo spin alla landa? Sì, due su... Ah, 2 su 10, sono questi. Oppure... Oppure sono questi. Sì, sono questi! Ok, avevo sbagliato mostro. Ok, va bene, ma ce ne sono altri. Ce ne sono altri, è pieno. Bene, 4 su 10, perfetto, e lì ce n'è un altro. Che miseria. Bravo, girati. Perché non... Non ho proprio idea del perché non abbia fatto il colpo... Vabbè. Amen. No, francamente so anche dove trovarne altri qua lungo questa via. Sei su 10, perfetto. Lì ce n'è un altro. Non dovrebbe essere il solo. Mamma. No.
Odioso, mi aveva visto purtroppo. Allora, di là no. Di qua però dovrebbero esserci. Almeno io ne avevo trovati, neanche pochi. Sono ancora sti mostriciattoli brutti e stupidi. Ero abbastanza sicuro che qua ci fossero. Dove cavolo stanno? Eccone uno, perfetto. Otto, vai, ne mancano due. Cosa mi aveva fatto questo? Vabbè. Allora, di là mi sa che non si va da nessuna parte. O meglio, ritorno lì a quel campetto che già conosco. Magari però potrei fare una furbata, aspetta. Mi sa che faccio prima a fare così, aspetta. Piccolo trucchetto. I nemici così sono ripristinati. Probabilmente questa è tipo la prima volta nella mia vita in cui sono felice di ripristinare i mostri in questa maniera. Allora, girati, brutta merdaccia. Ok, 9 su 10 e dovrebbe esserci... Aspetta, dov'era quell'altro? Ah, guarda, ce n'è uno lì, a posto. Risolto. Vai di spalle, vai di spalle. Benissimo. Assolutamente a niente, voglio solo essere pagato. Dovrei essere vicino a un telefono e quindi a una bacheca e ad altre cose. Francamente non penso proprio che ci sia molto altro. Bacheca, fai rapporto, vasto deserto, non credo che sia questo. Te, Matrix, Matrix, Eidos, Eidos. Non c'è altro. Quindi tanto vale tornare, sì. Torniamo al rifugio, tanto non serve a niente consegnarla adesso. La prossima volta che torno alla bacheca la consegno. Qui, almeno per il momento, ho finito, non so se comparirà qualcos'altro. In effetti però potrei... Mi sa che faccio prima a fare così. Sto pensando se faccio prima... Telewar, ok, dovrebbe esserci la nave con Adam. Almeno credo.
Ecco qua, sì. Torna al tetrapode quando vuoi per la manutenzione. Ah, ok, Zion, devo comunque tornarci perché da lì devo partire per un'altra cosa. Vabbè, allora devo tornare a Eidos perché c'è un sacco di roba da fare là, ancora. Purtroppo. E però immagino che mi riporterà sempre nello stesso punto, in cui devo ripartire dall'inizio, motivo per cui... Sì. Motivo per cui è una scemenza non aver fatto... Sala archivio di Eidos 7. 800. Settore commerciale allagato di Eidos 7, 725, quindi è più lontano. Dovrebbero essere rimasti questi due, credo almeno, aspetta, non è che mi sto sbagliando. Matrix 11, Matrix 11, ah no, ok. Eidos 7, questo è più vicino. ...155, ok. Allora, il più vicino era questo. Purtroppo non avendo una mappa devo andare in ordine di quelli che sono più vicini da raggiungere per farli in ordine, perché sennò capace che mi tocca fare su e giù in maniera stupida. Come ci arrivo lì? Mi ricordo dove devo passare, di qua. Oh, che palle, mi ha fregato un'altra volta, non ci posso credere. Questo mi deve aver fregato tipo 4 volte in tutto, figlio di puttana, dietro l'angolo. Ok. Questo fin dall'inizio del gioco che dovevo aprirlo. Erano le scorte segrete della legione. Meno male sono tornata. Serio? Era anche abbastanza robetta, devo dire. Sì, abbastanza roba. Ok, fantastico. Ora la navicella credo che sia questo. Perché se no, settore commerciale allagato, cerca informazioni sull'esistenza dell'umanità organica, sala archivio dei Eidos 7, non credo che sia, credo che sia più vicino questo, non ne sono sicurissimo, ma in linea d'aria almeno. Ma che cazzo? No, ma che dici? Non ci posso passare? Perché? Non ho mai aperto... Merda! C'era una scorciatoia da aprire, io non l'avevo mai fatto. Oh, questa poveraccia. Vero.
Miseriaccia ladra, che palle. Vabbè. Dove ho affrontato il primo boss. Ok. Vabbè, se non altro per correre il boss, in realtà non ci vuole poi così tanto, perché tra esplorazioni e altre cose, in realtà ho coperto moltissimo. Ah, va. Questo non l'avevo trovato. Ok. Ma può darsi che qualcosa mi sia sfuggito, assolutamente. Ok, aspetta. Ma a sto punto fammeli raccogliere tutti. Aspetta. Almeno. Fanchiulo. Oh no, costui. Bene, vai al diavolo esattamente così. Ora fammi andare di qua, perché sono quasi certo che di qua ci sia la... Esatto, non sono andato di qua. Dai, mi dà le balle. Fammela sbloccare subito questa. Io che speravo di aver sbloccato le cose abbastanza benino, invece no. Vabbè, comunque, poco male. Dovrei essere un po' più vicino adesso. Purtroppo mostri questi me li becco tutti quanti. Ok, questa l'ho già sbloccata, ok? Sul serio mi era sfuggito questa? Oh Cristo! Ho sentito adesso il rumore. Grande cazzo. Benissimo, e oltretutto è un aumento non proprio di pochissimo, eh.
Sto cercando di capire dove... Guarda! Madonna, che odio! Ignoriamoli quelli, perché uno di questi sono quasi certo che sia... Bene, lì c'è una sorta di toro. Devo passare per forza in mezzo all'acqua, vero? Non credo ci sia una scorciatoia per passare attraverso di qua. No, perché me la ricordo questa zona. Alla fine si apriva qui e solo qui. Minchia, però, che... Che trauma rifare tutto quanto, però. Che palle. Bene, grazie. Ma non mi serve più di tanto. E qui c'è... Ok. Ma come... Come faccio a... Ah, ok, funziona. Ok. Lo posso comunque richiamare. Bene. Bene. Sì, nonostante la rottura di palle c'è comunque voluto molto meno. Il centro commerciale deve essere qui. Ma che c'è nel magazzino 77? E perché mandare una bambina con un messaggio? Comunque... Devo trovare il dispositivo di comando. Bene, ho capito una cosa. Orientarmi con la distanza dal punto della missione è completamente inutile. Comandi e dispositivo di depurazione. Sala archivio di Eidos 7, chissà dove cavolo sarà. Ragazzi, io... la navicella sono quasi certo che sia più in là, perché dovrebbe essere verso la fine, quando ho trovato Lucy. Ah, l'acqua è ancora elettrificata, vero? O no? Non ne sono sicuro. Ah, aspetta, lì... Lì non ci potevo andare perché non avevo il doppio salto. Oh, capito adesso. Io qua c'ero già venuto, se ben vi ricordate. Che mostro è quello? Mammeta. Fanculo. Mm.
Al diavolo. Intanto qui c'è qualcosa e va bene. Cosa abbiamo qui? Esospine tipo granatiere, ok. Ma fino a che non ne trovo una meglio. No, ma scusate, finché non ne trovo una, cioè il secondo slot. Oh. Ok. Ehi, il programma funziona davvero. Oh, nemmeno io sono riuscita a craccarlo. Che imbarazzo. Quasi come se chiunque abbia creato questo programma ha anche rotto il sistema di drenaggio. Cerca il magazzino 77, ok. Questo è un qualcosa di piuttosto importante e ricco, cioè non è una... Ma è tornato? Sto cercando di evitarlo. Oh, guarda un po'. Cosa abbiamo qui? A parte i mostri come al solito. Chi è? Oh, un altro. Mi è riuscito a prendermi lo stesso. Quello secondo me è vivo, infatti. Ma a parte il... Non c'è nient'altro a parte lo scrigno. Questa era una parte in più? Mi sa tanto di sì. Torniamo indietro. E qui sotto mi sa che mi ammazzo se mi butto. Mi sa che mi fa scendere da un'altra parte. Ma mo dovrebbe esserci tutta la... sì, tutta la rampa dovrebbe essere... Dovrebbe essere libera, infatti. Ok. Va bene, dai, figo. Vediamo un po'. Si è liberato un bel po'. E che fai, non esplori un po'? Cosa c'è qui? Davvero? E dove lo dovrei trovare questo? Va bene, allora c'è questo, ok. Come si deve entrare qui? C'è qualcosa qua? A parte ste due casse?
No. Qui è... Ok, sì, la parte... La parte di là, perfetto. Musica mi piace molto, eh. Continuo a pensare che non sia la migliore delle idee tenerla costantemente attiva, accesa, così, però... Guarda cosa c'è lì. A parte questo, ok. Vieni qua. Eidos 7, settore commerciale allagato? 12 di sicurezza, grande, ok. Però non so dov'è sto coso. Qui ci si può arrampicare però. Dove si va? No, guarda, sarà questo. Scommetto. Yes. Perfetto. Bello trovarli subito. Dovrei averne uno da aprire nella città, ma non mi ricordo assolutamente qual è. Ok, un sacco di robetta interessante. Bene, per carità. Ok, di qua ci siamo già passati. Perché a volte non funziona? Mamma. È andata proprio male. Ok. Qui c'è qualcos'altro. Solo due casse con qualche moneta. C'è però una corda. Ti porta dove? Di sotto? O di sopra? No, di sotto. Ok. Elisir alla carota, buono, deve essere veramente uno spettacolo. Non vedo l'ora. Mi sento quasi fremere al pensiero. Crepa. Grazie. Allora, qui mi sa che è un altro piano rispetto a quello che avevo fatto prima, quindi un'occhiatina di qua. Ci posso andare? Poi questo, ok. Ehi, perché non mi dà l'attacco? Non mi ha dato l'attacco quello che volevo. Per qualche ragione a me sconosciuta. Mi sto in realtà allontanando. Secondo me quello si sveglia. Ecco, appunto. Qui niente. Lì c'è un altro di quegli stronzi. Ah, qui dove mi portava la corda sotto. Ok.
Davvero non c'è modo di... No, non c'è. Ok, va bene, buono. Allora, qui però non c'è nient'altro, quindi ritorniamo su, saliamo da quel coso lì. Anche se probabilmente non aveva molto senso. È difficile esplorare questi luoghi. Tenere la mappa mentale di tutto questo è veramente un po' complicato, devo dire. Figo. In questo posto non c'è niente, davvero il nulla di niente? No. Aspetta, qui magari c'è un'altra lattina. Non c'avevo proprio voglia di aspettare. Sì, Crio originale. Yay! /49 Allora, sarà mica qui. Ottimo, entriamo. La risposta è sì. Non ho un buon presentimento. Ma questo... Non ci credo. Lei è qui, chiama traditore, traditore. Una cosa così. Cristo, li hanno lasciati qui. Eh già. Perché ci stigmatizzano difendendo? Lei ci sta dando la caccia. Non so quanto ancora riusciremo a resistere qui. Chi è lei che ci sta dando la caccia? No, ma che casino. Compiremo la volontà della sfera madre come in cielo, così in terra. Ah, ok. Siamo liberati dalla prigionia nella culla. Non siamo traditori, qualcuno deve saperlo. Si sta sempre di più concretizzando il sospetto, mi sa, eh? Tagliato, ferito. Ok, altro? Forse mi è scappato qualcosa su. Aspetta. Aspetta. Ma... Ok. Noi nel nostro piccolo tempio mantenendo la fede dei nostri cuori. Mi resta fare per regalare la nostra madre finché questa pace duri per sempre. Non sono obbligate e basta. Queste persone sono state massacrate. La superficie di questo taglio sembra inciso con una lama polimerica al plasma. Questa è opera di un esperto. Troppo precisa. Quindi è opera di un angelo? No, noi non usiamo quell'arma. Questa sembra essere opera di un soldato d'élite della Terra. Non capisco. Una lama simile andrebbe impiegata contro i nemici, non gli alleati. Forse però ho capito una cosa. Questa struttura è stata allagata di proposito per celare un crimine. Eh sì. Non saprei. Non abbiamo molte informazioni. Invece sì. Beh, almeno possiamo recuperare le schede di memoria dai resti. Sempre che non siano troppo rovinate. No, non raggiungiamo Sion. Anche se un po' vorrei, perché in effetti sono piantato qui e ritornare indietro ci vorrà un sacco. Però ci mancano ancora un paio di cose qui.
Allora, aspetta, Allora, ok. Torna a Xion. Ok, nostro deserto, Eidos 7. Questo. Dove dovrei andare? Mi sa che devo superare questa parte. Ok, grazie. Le munizioni per fucile. Vedete che ce la faccio a fare così? Sì, ce la faccio. Era un po' che non lo usavo. Vabbè, dai. Al diavolo. Ah, qua dove si va? Cazzo, da nessuna parte, davvero? Pare di no. Allora, qua ci sono già stato. Qui si tratta di andare su, poi. Penso di aver esplorato più o meno tutta questa parte. Se qualcosa mi è sfuggito, amen. Ok, ora da qui sono tornato a dove eravamo prima della... del fatto... cioè, prima di aver... ritirato l'acqua. Quello è un nemico, ok. Però non mi ricordo dove si passava. Credo di qua. Sì. Yes. Allora, c'è qualcosa che posso fare? Vediamo un po'. No, omniperno, modulo potenziamento fiaschetto, ok. Vabbè, ci sarebbe un'altra esospina, d'accordo. Drone, no, niente di tutto ciò. Magari abilità? In realtà sì, sono 4 i punti. Però sai che è? Ho deciso di tenermeli. Poi quando sblocco la prossima area, la prossima abilità, insomma, allora vedrò di... Oh, salve. Ok, grazie. Quando sblocco, dicevo, la prossima insieme di abilità o quello che diavolo è, allora vedrò di spenderli lì. Perché al momento non c'è nulla che davvero mi interessi particolarmente. Tutta roba minore, se vogliamo, secondo me. Almeno per come gioco io, per quello che mi interessa. Sono un cretino. Potevo... vabbè. Devo evitarmela.
Vabbè, mi sto avvicinando comunque. Qua ci saranno sicuramente dei mostri. Qui vabbè, ci sono già... ma qui ho fatto tutto, qua ho già esplorato, eccetera. Quindi non credo ci sia bisogno di... di fare o vedere altro. Almeno penso, poi vediamo. Questa è un'altra fottuta scorciatoia che non ho aperto, vero? Merda. Quasi morto. Ok. Dov'è che dovevo andare? Qui... qui c'era solo questa roba, vero? Aspetta, no. C'è anche una scala. Che ti porta dove? Dove dovevo realmente andare? Ok, perfetto. Maledizione. Ah, ok, mi ricordo qui più o meno. Aspetta. Aspetta. Non ci dovessi mai tornare. Anche se spero di no, francamente. Ecco qua. La sala archivio. Non pensavo. Era que- era questa. Allora forza. Vediamo un po'. Civiltà organica. Ma ero completamente scordato. Stai tentando di accedere ai archivi proibiti. Il contenuto di questi archivi è stato cancellato a causa della dottrina della sfera madre, pertanto accesso è severamente vietato. Ogni tentativo di accesso a queste informazioni sarà considerato un attacco nei confronti della, della sfera madre. E questa? Dottrina della sfera madre? Come pensavo, la sfera madre nasconde molti segreti. Oh. Andiamo. Non possiamo fare altro qui. Davvero? Quindi non si può proprio? Proprio, proprio non si può? Che figata, ok. Cioè, che figata, in realtà sono un po' deluso. Volevo... volevo andare avanti. Però è interessante che si sia verificata questa cosa. Zion, ok. Aspetta, bacheca, sui teschi del Matrix, Matrix. Navicella Eidos 7. Ok, sì. Ora devo andare verso la fine del livello. Guarda, io quanto li odio! Fanno prendere i colpi e sono quasi impossibili da prevedere. Veramente da stronzi. Ah, qua tutti i miei giretti me li sono già fatti, ok. Fatto anche... oh no. Fantastico, bene. Fanculo. Schifezza di coso mutato. Allora, se non sbaglio bisogna andare qua su. Sì.
Era così che avevo fatto e puoi andare da tutt'altra parte, poi c'è quella parte là e poi c'è la navicella, se non erro. Tutto questo l'ho fatto in svariate puntate, quindi in realtà il fatto che ci abbia messo tipo poco più di mezz'ora a fare tutto, cioè ovviamente sì, è più veloce, però che due palle. Che sia ancora impossibile acquisire i dati per questa regione è veramente una rottura di balle, sì. Fammi riposare, va. Grazie. Allora, mo qui però, nel senso era... no, è vero, e poi c'era tutta la fogna. No, che due coglioni, è vero. Qui ci ho perso un sacco di tempo. Però la gru aveva piazzato le travi, quindi dovrebbero essere rimaste qua. Ho esplorato discretamente qui, quindi non penso di aver lasciato chissà che. Ok. Bene. E ora belli dritti. No, vado dritto, raga, perché non può essere proprio, cioè. Allora, sì, c'era questa parte che era veramente fastidiosa. Non c'è che dire. Mi ricordo questa parte, sì. Wow, ok, no. Mammeta. Una legnata me l'hai dovuta dare, eh? Allora, si deve andare qui o... Credo di sì, ma non mi ricordo bene. Credo di sì, però. No, aspetta, non solo non si doveva andare qui. E questa è una cosa a parte, ma... Ho pensato la stessa cosa e non c'ero andato. Perché qui non avevo preso niente. E ci sono quei due che possono andarsela a fanculo. E invece no, perché... C'è uno di questi da indagare. Vabbè. Maledetto.
Allora, vediamo un po'. Io non mi ricordo più, francamente. Che è di qua? Non pensavo che mi desse un'indicazione, ok. Eccola, la navicella, finalmente, madonna. Ho fatto tutta la zona. Vabbè che c'erano 4 missioni qua in questa zona, quindi... Perché ho idea che ci sarà un altro boss qui? Orecchie. Ricordo sospeso. Appartenevano a Lily. Gli oggetti utili sono già stati portati via. Vabbè. Ok. Torniamo alla bacheca, che così torniamo a Zion. Perfetto. Esattamente. E adesso consegniamo un po' di roba. Sì, va bene. Perfetto. $5,000 di oro per questa cosa che ho fatto, vabbè. Allora, 1 e 2 Matrix 11, che è la nuova zona, quindi allo stato attuale devo aver completato... un attimo, perché qua... Esatto, ci sono un paio di cose da consegnare, e una volta consegnate queste due, non solo ho completato tutto, ma ho anche completato tutto in città e in due zone diverse. Quindi posso andare a quella nuova. Ok, molto bene, direi. Di prima. Ehi, Angelo, l'uomo mi ha chiesto di darti un regalo. Oh, mi ha detto anche di ringraziarti tanto. Aspetta, sapresti dirci com'era fatto e dove è andato? Non lo so, era alto, aveva una maschera e non l'ho visto in faccia. Non ho idea di dove sia andato. Posso andare adesso? Ok. Chi era? Chi ci ha condotto ai cadaveri? Voleva che recuperassimo i corpi. Quanto possiamo dire ora non sono nient'altro che supposizioni. Io scoprirò qual è la verità, lo giuro. Sì, dobbiamo. Oh, e dai. Allora, qui ce n'è un altro. È quello a cui dovevamo trovare delle informazioni. Che però adesso gli devo dire che è tutto chiuso perché è un oltraggio alla sfera madre o qualcosa del genere, vero? Sì. Consegnato questa, abbiamo fatto tutto. Oh, Angelo, hai trovato i dati sugli umani organici? Manco per il ca. Era tutto sigillato e non sono riuscita a vedere cosa c'era dentro. Che peccato. Quindi è così, eh? Ma è fantastico! Allora c'è davvero qualcosa. Ricorda, scoprirò la verità. Fosse l'ultima cosa che faccio. La storia non può restare nell'ombra per sempre. Ok, abbiamo fatto tutto, non credo ci manchi niente, e non possiamo neanche fare potenziamenti perché è già tutto fatto, dai, credo che sia il caso di andare e basta. Eccoti. Non sto nella pelle. Sei pronta a partire? Matrix 11, vai.
Fantastico! È arrivato il momento di provare i rilevatori di segnale alfa. Sì, e se funziona come dovrebbe, tutto sarà un po' più facile. Bene, allora partiamo per Matrix 11. Vediamo, zona completamente nuova questa qui. Chissà cos'è. Ok, vai, c'è subito un punto qua, perfetto. Giusto per sbloccarlo. Ok, torre solare. Cosa dovrò fare qui? Giungi Matrix, ok, ma... Ok, e quindi? Ovviamente il tetrapode non ha l'aria condizionata. Pregherò che il recupero del nucleo alfa vada bene. Forse... Ah, forse è davvero... Ah, sì, invece, è di qua. Sì, eh? Wow. Matrix 11, ok. E che fai? Non te lo fai un giretto qua per vedere i dintorni? Proprio nuova la zona. Ovviamente non c'è un piffero di niente, ma... Giusto per vedere. Sono dei cessi. Wow. Un morto. Che dire verità sull'estinzione della colonia. Chi ci ha davvero tradito nello spazio, tuttavia non registro qui, non ho abbastanza RAM. Interessante sta cosa. Sto oltretutto per arrivare... No, 67%, quindi si sta andando avanti con il... Con il livello di Lucy, qualunque cosa voglia dire. Bram. Non funziona quasi nulla. Una struttura sotterranea. È una specie di bunker. Sì, ora sì. Ma prima era una fermata della metro. La metro trasporta le persone per la città con un sistema a rete. O meglio, lo faceva un tempo. Ok, allora. Andiamo a prendere il nucleo alfa. Lily, hai localizzato il nucleo? Un attimo, sto ricostruendo i dati cartografici.
Intanto io entro. Sbram. Esplodere con delicatezza delle cose. E qua ci... che cosa c'è di bello? Il nulla. Un altro vagone della metro. Qui c'è qualcosa. Punti blu. Gli orecchini. Ok, grazie. Attenta, questo posto è vecchio. La struttura non sarà integra. Cosa sono sti cosi di merda? Teschiogenesi. Una missione che mi dice di uccidere i teschi nella Matrix 11. Saranno questi? Mi sa di no, però, perché non ho visto salire la conta. Oh! Ma che bella sorpresa! Attenzione ai trasporti, ok. Bene. Ma come era quella la sorpresa? Ma vai a fare in culo. Vogliamo tenere aperta quella porta? Non sappiamo cosa potrà succedere. Assolutamente sì. No, le scorciatoie assolutamente. E anzi, mi capita spesso di... due nella scorsa area non le avevo aperte. Ora, e qui mi stavo per perdere questo, per esempio. Ah, ok. Oh, no, mi ha ingannato. Cazzo, stavo per... mi ci ha fatto credere. Oh, per un soffio. Ok, bene. Non devo sottovalutarli sti cosi, che possono essere stronzetti. Oltretutto non è che avesse tutto sto che è sto a fare. Vabbè. Lavorava qui, a quanto pare. Vediamo. C'è qualcuno? Qualcuno può rispondere? Così poi non vedo nulla. Aspetta, il tuo volto. Che è successo? Ehi. Aspetta. Ho sentito qualcosa. Oh oh. Dietro. Oh no. Ah, quei cosi ne prendono il controllo? Ah, che bello. L'attiva sta usando un cadavere come ospite. Che è fantastico. Cazzo. Non è che per caso magari... aspetta, mi è venuto in mente che forse... no. Che Matrix sono questi? Sono questi qua. Sono, ok. Vabbè. Mai visto un Nightiba usare un corpo come ospite. Serio? Finora no. Probabilmente ne incontreremo altri molto presto. Spero di no. Ma succederà. Ops, no, questa è una cassa. Lì c'è un simpaticone, però prima fammi salire quassù. Ah, questi polipini schifidi. Sto rilevando un segnale. Oh, è un'imboscata!
ma a metà. Eve, ci sono barili d'olio anche qui. No, ma che cazzo? Oh, porco mondo. Dov'è? Malefici. Veramente malefici, sì. Che cos'è sto coso? Generatore di schifi. Faceva schifo. Serio? Molto. Meglio, più schifo del solito. Si sono gradualmente impadroniti del treno. Ma qua sta andando avanti un bel po'. Ok, no. Era solo per questo, mi sa. Grazie. Lenziamento fiaschetta, ottimissima cosa. E basta. Credo che di qua sia esattamente la stessa cosa, vero? No, di qua si va avanti. Sì, allora, il che vuol dire no, devo tornare indietro. La parte aperta, quella lì, la devo ancora esplorare, cosa che ho intenzione di fare, in effetti. Allora, dov'è che sei? Quella da dove, da cui è uscito lo stronzone. Qui, esattamente. Eh sì, facevo prima a esplorare direttamente qua, che pensavo che da qua si andasse avanti. Invece no. Omniperno, grande! I compagni morti sono tornati in vita, controllavano i cadaveri come fossero marionette. Sì, purtroppo ce ne siamo già accorti, sì. Eccolo qua. Questo? Questo è motivatissimo. Soliti polipini schifidi. Ehi, ah, qua sotto c'è un rifugio a quanto pare. Ok. Ah. Sembra sicuro qui. Riposiamoci un po'. Figo. C'è qualcosa di interessante? Uno lo prendo perché non ne ho. Anzi, va. Due. Per sicurezza. Granata sonica. Non... Boh, vabbè. Ah. Abilità niente perché voglio tenermeli. Perché tanto, dai, fra un po' sbloccherò. Ce ne sono altre due di sezioni dell'abilità. Mi pare un po' strano che non verranno sbloccate molto presto, no? Ok. Ma a metà. Ho cercato di scansarmi, ma non è bastata la cosa. Vabbè.
Cosa? Mi sono ricollegato con la parte di prima? La risposta è sì, mi sono ricollegato con la parte di prima. Vabbè, non me ne va di andare a uccidere quegli altri, questi li ignorerò. Ok, quello si è andato a schiantare qui, benissimo. Esospini tipo reazione, figo. Ok. E ora abbiamo questa. Un morto, ennesimo. Tipo non conosco la paura, non si arrendono mai. Matrix 11 discarica. E occhio a non perderlo. Serio? No, no, tranquillo, non lo perdo. Anche perché è impossibile. Landfill discarica. Ah, lo posso aprire subito. Ammesso di trovare la cassa. Che cavolo. Chissà questo dove cavolo sarà. Cosa sono questi? Niente. Dei mostri con la testa a palla. I testa a palla sono. Ok. Perché ho idea che stia per succedere qualcosa di molto brutto? Se apro questa. Perché c'è qualcosa di molto brutto. La discarica. Ce ne sono parecchi. Valuta la situazione prima di agire. Direi che è andata benino, no? O va? Era piuttosto del previsto. In realtà no. Stai bene? Non è niente. Apriamo la cassa. No, c'è la diffusione, perfetto. C'era un drive diffusione di sopra. Andiamo? Assolutamente sì. Dov'è che è? Aspetta, eccolo qui. C'è qualcos'altro di dove... Ah, sì, aspetta. Mi stava sfuggendo questo. Luce abbagliante, mi investì, ok. Grazie, tanti bei racconti, sì. Finalmente vedo la luce. E vedo anche dei nativa dall'aria cattiva. Sì, eh.
voluto uccidere immediatamente costui perché mi sembrava problematico, perché magari prendeva in... controllava... Va a metà. Ah, 10 su 10, ok, perfetto. Au. Fatto molto male. Oh no! Ha fatto esattamente quello che speravo di evitare, mannaggia a me. Perché sono un coglione, l'ho lasciato lì. Non ho pensato a sta cosa. Sono stato un cretino. Oh oh. Ok, aspetta. Vediamo un po'. No, ok, sì, prima qui. Vediamo un po' che mi dice costui. Totale schifio. Oh, ecco. Allora... Perché ho detto no, vabbè, non è quello. E invece era quello. No, un altro di nucleo corporeo per la miseria. Ah. Speravo tanto di potenziare l'energia. E invece no. Vabbè, non che la mia sia una lamentela. Perfetto. Riposiamo? Sì, dai, tanto devo andare avanti. Da qui. Solo che devo stare attento perché vuol dire che sono tornati quelli che stanno lì. Credo, ok. Wow, e adesso? Eve, ho collapsed rail bridge. Ottimo, ma la strada è finita. Ma il segnale del nucleo punta alla strada lassù. Allora cerchiamo come salire. Aspetta, vuoi davvero andarci? Che facciamo? Siamo arrivati qua che... No, ok, è in alto, scusa. Che cazzo... Wow, ok, forse ho un po' sottovalutato la cosa. Cosa abbiamo qui? I dati del terreno non ci sono in questa area, quindi questo tipo di livelli non è contemplato assolutamente il... La mappa, vero? Ok. Wow, no, non c'è niente. Mi è venuta una vertigine improvvisa. Oh, merda. Sei proprio sicura? Basta un passo falso e morirai. Andrà bene. Una meraviglia. Eve, non guardare giù in nessun caso. Ma a metà. Ehi, dov'era quel cosino? Ehi. L'avevo visto. Dov'è? Porco mondo. Aspetta. Qui c'è qualcosa. Vedo una corda. Sì, io veramente ero venuto per... Allora, la corda probabilmente per andare... Lo vedevo, però io prima voglio entrare lì. Beh, o mi state dicendo che non posso? Aspetta un attimo. No, no, posso, posso, ok. Aspetta un attimo, fammi eliminare queste merdine qua. Vai a fare in culo. Odiosissimi cosi. Io te volevo.
Oh, modulo potenziamento drone, va bene. Oh, due, ok. Vabbè, ci sta. E c'è anche uno scrigno, dai, mi sta bene. Quindi la cosa extra era questa qui, non quella sulla corda. Equipaggiamento per aumento danni critici. E omniperno, oh, grande. Ok, due, ok. Sono arrivato al potenziamento, quindi assolutamente la prossima volta devo ricordarmi di potenziare sta cosa. Wow, ok. Dove cavolo... Allora, non di qua perché ho visto tutto un sistema di corde e cose. Ok, magari non corriamo troppo perché qui, per esempio, è il caso di andarci pianino. Qui è più easy. Ho un brutto presentimento. La fregna di mamma, Adam. Stammi vicino. Wow. Ah, stai bene. Ok. Interessante questa inquadratura. io correrei fossi in te. Tipo di brutto. Oh, oppure no. Bam. Ne ho passate abbastanza. Vabbè, sì. E anche la fase Uncharted l'abbiamo fatta. Grazie. Wow, hai detto grazie. A me potrei abituarmici. Perché mi dà tutte ste munizioni? Vai verso quella porta. È un campo base. Facciamo una pausa stavolta. Ok, allora. Adesso. Direi che assolutamente mi devo prendere un attimino di tempo per fare... Ne ho un po'. Questo, omniperno. Assolutamente sì. Yes. E poi ne abbiamo di queste, quindi tipo impatto. Siamo così. Ah, potenziamento drone, io direi... Facciamo questo, dai. Rilevatore di latte. Ah, giusto. Vabbè, questo magari potrebbe essere pure utile. Ah, aspetta. Mi sa che c'è il momento della cutscene. Quanto dista il nucleo alfa? Ehi, non spingermi mentre manovro il drone. Bah, tanto lo so che sei in pausa. Sicuro che sia questa la strada giusta. Forse dovrei essere io a fare da guida. Facciamo che ognuno fa il suo lavoro. Su, smettetela voi due. Andiamo.
qualcosa qua? No, credo di no. No. È wow. Il cimitero dei tre. Un'altra scossa. Andiamo. Ehi, aspetta, rallenta. Schifi di cosi. Bam. Oh, c'è un simpatico umorista lì. Ok. Io pure sono cretino. Dai. Dove sei? Ho ucciso quello schifo a cannonate perché non volevo che trasformasse quest'altro stronzetto qua. Ah, ce n'era pure un altro qui, di cui non mi ero accorto. Va bene. Ok. Per caso ho la possibilità di prenderli di soppiatto costoro? Non mi dispiacerebbe affatto, sapete. E vai a fare in culo. No, 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 no. No, 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 togliti, togliti, togliti. Mamma mia, quanto odio il lock certe volte. Il lock quando ci sono più nemici è veramente una rottura di coglioni infinita. Al diavolo. Adesso? Cos'è? Ma che cazzo? È la prima volta che lo vedo. Non me l'aspettavo. Un... vabbè. Uno diverso, ok. No, è il benvenuto, per carità. Vieni per fucile. C'è qualcos'altro qui? No, pare di no. Perfetto. Simpaticone lì. Wow. Cade a pezzi. Andiamo via. Ma se per caso... Aspetta, posso salire di qua? No, assolutamente no. In compenso di qua sì però. Posso fare qualcosa qui? Grazie. Eve, guarda fuori un attimo. È desolato. Mi manca vedere Zion piena di gente. Wow, che figo però. Senti un po'. Io penso che possiamo intanto fare così e subito dopo
Dentro il treno c'è una di quelle che... Dov'è? Dov'è il tizio? Eccolo qui. Aspetta un po', eh. E mo lo rifaccio. Molto volentieri lo rifaccio. Anche perché... A metà. Grazie. Lo sento. Dov'è? Dai, forza. Eccoti qua. Assolutamente. Lo sentivo chiarissimo stavolta. Ehi. Dai. Perfetto. Dai, dimmi che è l'energia. Fantastico. Molto molto bene. Simpatia, eh. C'era qualcosa dentro sto treno però? Si può vedere? Sì, aspetta. No. Ho solo qualche soldino. Un tantinello inutile, se posso dirlo. Ok. Oh. Ecco, questo per esempio bene. Cosa abbiamo che qui? Fortuna. Una cassa di provviste. Oh merda, ecco, sì. Già, che fortuna. Di meglio di cosa? Di cibo gratis? Ah, dice l'insalata di polipo? Ah, ok. Sento qualcosa di nuovo qui. Ah, però lo posso raggiungere da dove? Sento qui, mi sa che... No, mi sa che però bisogna davvero andare qua sotto. Wow! Sono un cretino. Non ha preso la scala. Aspetta. Andate a fare in culo tutti i maledetti. Lo sento, è qui, dov'è? No, non è lui. Porca miseria. Lo sento, è quasi fastidioso. È qui da qualche parte. Eccolo.
Adesso può essere quello che volete. Ah, minchia, ok, vabbè. Beh, che vuol dire che un altro inoculo corporeo mi dà un altro po' di vita, il che va benissimo. Ora, attenzione però, perché qui non ho... peccato questo. Condizioni di Susa si stanno aggravando, c'è la colpa di Saperosiris, mi dispiace tanto, amico. Oh, ora cosa c'è lì? Schifo di merda. Hai partorito dei polipini? No, non te l'ho lasciato fare stavolta, perfetto. Bene. Capaggiamento, incremento, velocità? Un altro omniperno, figo. È una strada quassù. È più avanti un campo. Fermiamoci. Vorrei levarmi le cuffie. Ora che ci penso, aspettate che sono un cretino, perché io in tutto questo... esatto. Ho sbloccato la presa, ma mica me l'ho messo l'equipaggiamento extra, mannaggia a me. Velocità d'attacco? Oh! Figo, mi piace. Quanti cavolo sono? Punti blu. Ricordo sospeso. Vabbè, teniamo questi e basta. Allora, una bacheca. Trova la medicina contro il morbo della sabbia nel Matrix 11. Vabbè. Mi sa che non è per mo. Vabbè, questi... questo così? Si suicida al volo proprio istantaneamente? Maledetto. Vabbè. Altro punticino interessante. Bene. Perché non riposarsi? Dopo un paio di cure le ho spese. Ok, e una volta che sono andato qui? Ah, c'è la rampa su, è vero, ok. Oh no, di nuovo. Ferma. Hai sentito quel rumore lassù? Un po', sì, eh. Ho sentito. Come farò a non sentirlo? Boss? Boss, ragazzi? Rail Yard. Ok. Non è poi così nascosto. Ok. Wow.
Figo. Naccia a me. No, si è scansato, maledetto. Au. Dai che me ne manca una per fargli... Questo volevo farlo. Oh, mi sa che è morto. Sram. Oh. Mo sì. Finalmente, sì. Oh, grande. Gran bel finale. Serio? Loot, loot, loot. Tanto loot. Oh! Ok. Oh, nucleo armi, grande! Abilità esplosiva. Cos'è? Schivata perfetta. Un flash o una respinta eseguiti con successo caricano l'energia esplosiva. Puoi usare l'energia esplosiva caricata per le abilità esplosive. Mentre ti è venuta R1, premi triangolo, quadrato, cerchio X per usare un'abilità esplosiva. Puoi acquisire l'abilità esplosiva ai terminali. Oh! Dopo aver attivato l'abilità contrattacco rivalsa, premi triangolo o cerchio per sferrare un attacco aggiuntivo. Se attacco aggiuntivo è considerato un'abilità esplosiva e consuma energia esplosiva, lo può ottenere all'albero l'abilità sopravvivenza. Ah. Ah, ok, è proprio un'altra linea di energia, guardate. Si è aggiunta la... proprio la linea di cose. Che figo, ok. Non posso fare niente di tutto questo, però, per adesso, immagino, nel senso... devo arrivare al campo prima. Questo però era solo un boss in realtà. Native Alpha sta altrove. Mi sa che ci sta tutta un'altra cosa da fare. Vabbè. Arriviamo al dunque. Arriviamo al... arriviamo a un campo. Magari. Un treno sull'elevatore. E anche questa sembra facile. Andiamo su a vedere. Diamo un'occhiatina in giro prima. Sapete che è? Me ne sono reso conto adesso. Va bene. Ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua con la puntata di oggi, ok? Tanto avremo modo di fare di più... subito, perciò mi tengo questa seconda parte del livello per la prossima puntata. D'accordo, gente? Noi ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui link affiliate ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti i video e la serie di Stellar Blade e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!